Buonasera, come la va? Come la va? Come la va? Ciao Sandalfino, ciao Dertina, ciao Xofan, ciao Lorid, ciao Matsu, ciao Paul e ciao Corvo. E mi sa che vi ho salutato tutti. Ciao Viridian, ciao Viridian, ciao Exina, ciao Moreno. Ciao Lady. Ciao Matsu. Ciao Satsu, ciao Serabola, ciao Ringo. Ma guarda bella gentile, c'è anche Robby, vedo che c'è anche Mauri. Ci sono un sacco di belle persone stasera. Come state ragazze? Senza che si appanna tutto. Come state ragazzi? Come state? Io sto morendo di caldo. C'ho l'afa che mi si appiccica addosso, manco fosse una gomma americana. Però oggi flexo. Flexo malissimo questa bella collana. Guardate che bella.
Quando avevo detto che mi sono comprata le collane estreme, intendevo questa. È bellissima, mi piace, mi piaceva assai. Ho detto oggi me la metto, basta. Salva tutti quelli che non ho taggato, niente. Comunque io direi di metterci subito a giocare perché siamo rimasti con il dubbio ieri. Dovevamo fare una cosa importante nel gioco, però era l'una. Ciao Ventus! Sì, ci sei mancato Ventus, come stai? Dicevo, era l'una, era tardi. Fatto, non ce la potevo fare, ragionaccio troppo su. No, voglio sapere che mi ha detto. Qualcuno mo traduce. Cioè, Matsu, ma tu lo vedi ancora il messaggio? Io non lo vedo. Me lo traduci per favore? Mazzo, io lo volevo dire. Che magari mi ha detto robe. Tipo. A me mi capita di tutto comunque. Ma non è che lo sviluppatore questo. No, aspetta, voglio vedere. Riuscirà a vederlo nella sezione moderatori? No, ve giuro, io devo vedere. Google. Che era? Google traduttore, poi. Ma no, era lunghissimo il messaggio. Modifica. No, non ho modifica. Messa in disarmo del settembre del 1910. Furia armata nel mese. Così. Botto, senza senso. Vabbè, regà, grazie Lorid. Regà, se non succedono cose strane nelle mie live non siamo mai contenti. Ma non lo so, non lo so. Io so solo che boh, ogni sera ne capita una. E poi io stasera manco volevo fare live, no? Perché c'avevo caldo. Ho detto vabbè, però faccio live. Vediamo che cosa succede. Niente, a sto punto arrivano i giapponesi che mi raccontano la storia dello Zerlingen. La Zerlingen fu ampiamente ricostruita. Dobbiamo andare giù comunque. Andiamo giù nel seminterrato di Clyde. Ciccia. How's it going? Insomma, grazie. Ma tranquillo. Non c'era bisogno. Mi serve aiuto. It's not going well. I could use some help. Okay, let's review the basics. Ok, We need grazie to mille, work off Ventus. the Comunque next non c'era target bisogno list. di farti There's four perdonare. locations, right? And four people. We need to figure out Robe if they're strane, going Lori at del any of the Corvo, non lo four so. locations tonight. And Vabbè. if they are, we can call them È on roba one note. storica, è stato un There momento must be some cultura connections between the orientale. notes. That makes sense. Great. Need any more help? Sì, grazie. Yes, please. Sure. I Sì. think you should be methodical with this. Try grouping Ecco, things il by momento year. cultura. You could also have a look at the dates and make a timeline. Maybe. Sì, vabbè, però. Io devo scovare la prossima persona. Scovare. Detto con la V. Non se sbagliamo. La prossima persona che attaccherà il killer, però vabbè. In Canada è legale fingere di praticare la stregoneria. Tuttavia è legale praticare effettivamente la stregoneria, magia, incantesimo e evocazione, a patto che non ci si impegni a farlo a titolo oneroso per terzi. Ok, ho capito. Vabbè, stanno a un confine con l'America. Robe strane. Ho sentito letteralmente Villa Livorno nel dialogo del gioco. No, non ho sentito. Scovare con la V. Anche perché qui abbiamo il nostro amico David che già pensa ai suoi obiettivi. No problem. Io non giudico. Quindi andiamo giù. Andiamo giù. Che palle. Cosa c'è altro da fare? Sto mettendo la canzone. Ancora. How's it going? Se non mi lascia andare. Quasi I'm fatto. okay, thanks. Think I've almost got it. Good luck. Sì, ma mi lascia andare giù. Ah, ma ce l'ho qui! Affancina. Non capivo.
Questo si è portato tutta la baghegata giù di sotto. Lo scopo, signorina, lo scopo è tutto. E non lo scopo, come ho detto ieri, scusate. Ho avuto una defiance. Allora, dobbiamo mettere tutto in ordine cronologico per prima cosa. Allora, questo è 1972. Ok, vediamo un po'. 69, io direi di metterlo qui. 70, 77, qui non c'è scritto, 77, aumento di persone, ok, vediamo, questo lo metto, ah no, aspetta, c'è pure questo, 69, questo che cos'era però? Pure quello 69, aspetta. Troppe robe. Allora, questo è 69, no? 8 marzo 69. Questo 86, 87, 70, 86, 87. Ok, io direi di cominciare da questo, che abbiamo una data ben precisa. Poi ci metterei questo. Comunque abbiamo trovato una sorta di ordine al momento. Qui non lo dice. Questo è del 70. 77. La cosa della sagra ancora la devo vedere io. Che bordello. Questo mi prenderà un sacco di tempo. Vieni 70. 76. 77. Questo non lo dice. Non lo dice. 72. Il prossimo è 77. Lo scopo, signorina, lo scopo. Ok, poi. Questo che era? 19 luglio, quindi questo va sotto. Quindi questo va qua. Ok, 86, 87. Facciamo questo qui. 22 marzo 86. 3 novembre 86, quindi questo lo mettiamo qui. 86. Ciao Polinis. Ma questo è settembre. Febbraio 87. Ok, ora devo trovare la sagra. La sagra del disastro. E ne avevamo trovato uno dopo 2 anni. Forse era questo. Giustizia per le vittime della sagra. Che quindi la sagra era 72. Quindi 74. E questo lo mettiamo. Non ho ben capito che devo fare, ma io ho messo in ordine tutto cronologico. Penso che c'è anche questo di mezzo da qualche parte, però vabbè. Questi sono senza data. Ecco, c'è il cagnetto che è incazzato come una bestia. Giustamente. Nel foglietto a sinistra c'è un 84. Questo qui. 84. Quindi lo metti. Capirai. Facciamo così. Poldo, statti zitto. A zia. Ok. Benissimo, ma io dopo che ho fatto questo? Ah, li devo togliere. Ok, vediamo. Li devo togliere, immagino. Che bordello. Ok, quello va a finire fino alla E. Vediamo un po'. Liceo di Galloscreek. Qua
non c'è scritto niente. Ammetterlo, la centrale elettrica di Gallows Creek batte il record assumendo 29 dipendenti. Kim Walker e Peter Stein, Austin, si sposano. Kim Walker c'è, Peter no, non c'è, quindi... Allora, chi muore? Non lo dice. La giustizia per le vittime della sagra. Il capo ingegnere Ant Williams e l'ingegnere junior Sean Everett. Ant Williams c'è. Ant Williams c'è. Quindi io lo metterebbe qui. Hai messo in ordine, non ti senti in pace con l'universo? Quello sì, però sarà un problema trovare la prossima vittima. Norino! Ciao Norino! Norino, ma che ora ci sentiamo poi stasera? Non so, ragazzi, io massimo, proprio massimo mezzanotte sto qui. Poi c'ho da fa. Sappiatelo. Allora, pare che il capo ingegnere... fossero distratti intenti a parlare di ferma mentre sembrava la ruota panoramica, ciò ha causato errori di costruzione. Sono stati condannati a svolgere ore di utile. Ok, Ant Williams, a causa del disastro della sagra, è stato condannato a fare delle cose. Eh no, perché cerco di risolverlo il prima possibile questo, perché vi giuro, ragazzi, non ce la posso fare. Allora, attenzione tragedia, 5 morti, 16 feriti per la varia freni del bus. Allora, le vittime identificate sono Dee Rood, non ce l'avevo. M. Houghton, no, non ce l'abbiamo. K. Stein, perché lei si è sposata con il Peter Stein, quindi Kim è morta. Quindi Kim è morta. Kim la possiamo pure togliere. Kim non è. Kim è morta. Benissimo. Dobbiamo vedere le vittime. Ok. Ma dalla ruota panoramica che si stacca è un timore che ho sempre avuto quando ci sono andata. Io non ci vado più a posto. Allora. Ma io non te l'avevo bannata a te. Madonna. Io l'avevo bannata a quello. Sì, pure qua, oddio. La persona con cui si rimane la nomina è Rea. Rebecca Allen. Quindi è stata rilasciata senza capi di imputazione. Duro colpo alla malavita. Ok, Rebecca Allen. Poi Kim Walker ha raccomandato a tutti. Il medico di zona Kim Walker, ma non è morta? Kim Walker è morta. Raga, ma Kim Walker è morta. Qua dice le vittime identificate sono Kim Stein. Quindi non è Kim Walker, perché se sta il medico di zona è Kim Walker. Perché Kim Walker non lo so, Viridion, guarda, io l'ho bannato ieri, cioè l'ha bannato Matsu ieri. Andiamo alla ruota panoramica delle montagne russe, le forbici pure del King. Ovviamente non per difendere che non lo conosco, ma solo nomi simpi. Per il resto in genere fa il bravo. Allora ok, lo sbanno. Però davvero, ragazzi, non mi piacciono questi nick, non li voglio. Lo sbanno. GG Polinis. Tesoro bello. Io t'ho sbannato. Ma ti prego, cambia il nickname. È proprio brutto da vedesse. Ingegnere capo del disastro. Abbassa la leva, Kronk. L'altra leva! Ma perché dobbiamo avere due leve? L'ingegnere capo Ant Williams. Convegno salute e sicurezza. Ok, forse l'abbiamo trovato.
Ti aspettiamo al nostro convegno annuale, convegno salute e sicurezza, quindi... Ospedale. Ospedale? Aunt Williams. Aunt Williams è il prossimo, ragazzi. Possibile che sia così semplice la cosa? Sì, davvero meglio evitare Nick così, a me non urta, ma per tutti. Sì, lo so, cioè... Mi dà un po' fastidio che magari viene la gente in chat e sappia con me, capito? Perché ultimamente sappiano tutti con me se succede qualcosa in chat, sta cosa voglio capire. Chuck Brody è morto. Ma Chuck Brody... Purello. Ci siamo, Edda! Grande Gino! E tu lasciali venire. Che tanto ci pensa lui. Boh, mi sa che è lui comunque, ragazzi, eh. Aunt Williams all'ospedale, la convention. Andiamo in stazione di servizio. Celebrità locale arriva a Manhattan. Jim Randy. Boh, secondo me è Aunt Williams, vai. Non c'ho voglia di sbatterci troppo. Sono pronto. I'm ready, Peggy. Are you sure? We've only got one shot at this. Speriamo bene. Diamoci da fare. I'm sure. Let's do this. Come stai, Randagino? Okay. Name first. Who do you think the target is? Aunt Williams. Aunt Williams. And where will I find them? All'ospedale. The hospital. Okay, I'm dialing. Vediamo. One moment. Siamo nell'87. E quella cosa si... Sì. Sì, sì. Decisamente. Aunt Williams. I'm through to the hospital, but... They say there isn't anyone by that name there. Porca troia. What? Then who? Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Oh, my God. The call board. One moment. Forrest, I'm getting so many calls. Just let me... I'm gonna take us off air for a moment. Ho sbagliato. Peggy, what's happening in there? Ma qua dice che è Aunt Williams. Il convegno annuale. He blew up the gas station, Forrest. Okay. I spoke to the fire department and the hospital. The fire department is useless now, as you know. And, the hospital's only ambulance was at the gas station. Forrest, you... Cioè, questi stavano a fare la cosa... il convegno lì? I'm putting us back on air. Now. Vabbè. Gallows Creek. Ma non è chiaro. Perché qui mi dice che il convegno... Salute e sicurezza di Quiet Ridge, non puoi fare la gas station. Everyone, stay safe. Stay inside. Ma dai. Stazione di servizio. Bring us into some music, Forrest. Immagino, Randagino. Cerca di riposarsi. Riposarti. Non ho letto, certo. Here's some music. One Nation, One Gas Station. Here on KFAM 189.16, The Stream. Non lo so, guarda. Non lo so. Perché non c'hanno la cosa. Come si chiama? Si presenta a canzone. Classic back by Piper. La navetta, this come si chiama? L'autopompa. Long Ride Home by the Barn Finds. Come ho dovuto guardare un fiume? Che senso? Sì, esatto. Tutto sto paese da buttare. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Che fa
fa? Saluta, han fame. Ma via con me, no. Niente, la rincostro un'altra volta lì. Questa stronza. La polizia che si fa... No, ragazzi, io guardare... Mi diceva salute e sicurezza. Ho detto, sarà l'ospedale. Ma la gas station? Dai, non c'è senso. Questa cosa mi fa arrabbiare. Questo in cui tutti i corpi funzionano al top. Comunque, per chi non avesse visto prima il gioco, lo avesse visto ieri sera, stiamo cercando di salvare le persone da un possibile killer che si chiama il fischiatore. E praticamente ci hanno passato tutte le chiamate del 911. Stiamo cercando appunto di salvare le persone, però non sta andando bene. Non sta andando affatto bene. The key. Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Sì, ma che ansia. Oh, ma che carino. Ma mi sa che è quella che avevo già preso. Io non la vedo la chiave. Invaso un unico punto di entrare e uscire del parcheggio, passavi o passavi di lì oppure restavi fermo al lavoro. Minchia, mi dispiace l'andaggine. Ora vabbè, riposati, sei a casa, non ci pensare. Raga, io non vedo chiavi, però mi sa che già ce l'ho. Non ho ben capito dove devo andare, però vedo la chiave. Forse è il motto della stazione. Però... non vedo chiave. Oh, ma guarda. Magazzino del seminterrato. Non ci sta a guardare proprio sul muro. Comunque è bello bello sto gioco. Mi piace tanto. Quanto è grosso sto seminterrato? Peggy, give me some warning before yelling down the intercom. Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. C'è qualcosa. Dai queste trappole. Dice che c'è la batteria. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Maybe the tape will give us more information. Give it a play. Ah, eccola là, la vedo, la vedo. Ma dai! Ah, posso metterla direttamente qui. Vai. George Bell, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps. Meno male, randagino. Ciao Tamba! Ma è qui la leve, non facciamo dove. Ho sbagliato! Non volevo. Io mi perdo i giorni. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for the... Clive era il fischiatore. He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. What else is hidden down here? Be careful for us. Quindi abbiamo trovato il killer. Quindi abbiamo trovato il killer apposta. Time of autopsy is 7 a.m.
cause of death is asphyxiation from drowning. Asfissia per annegamento. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death. Ok. Bello però. Sedie, vedo sedie. Non ho visto. Se è successo qualcosa non ho visto. Aspetta, aspetta. Sì. Beh, non è proprio il maggiordomo, però è il custode, quindi siamo lì, eh. Niente tracce di alcol. However, a high amount of cortisol was found. Cortisolo. Indicating elevated levels of stress. Molto stress. In the immediate moments before death. Che cos'era quel rumore brutto? C'è un ventilatore. Eccolo. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Ah, ecco. Ma c'è un mobile. Vieni qua. Sì. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. È stato spostato. Allora, rapporto dell'indagine del medico legale della contea, nome del deceduto George Barrow, data e ora della morte 2 settembre 68, alle 21 circa. La vittima è un maschio bianco di anni 18, causa della morte e annegamento, come evidenziato dai segni di asfissia. Si vede punto 2, paragrafo 4 per altri dettagli. Rinvenuta abrasione sulle nocche, verosimilmente dovuta a colluttazioni passate. Il dettaglio è compatibile con la storia del soggetto, conosciuto per la sua aggressività. Non si riscontrano altre ferite. Dall'esame autoptico non si evidenziano segni di violenza. I rapporti tossicologici preliminari mostrano che la vittima aveva un tasso alcolemico elevato. Ha detto che non c'era il tasso alcolemico. Vabbè. La medica legale, si dice la medica legale, ritiene che il soggetto sia andato a nuotare mentre era ubriaco e di conseguenza si è annegato. Mi dispiace di averti costretto a farlo, Virginia. È tutto il contrario. Tutto il contrario di quello che ho detto. No, è di sicuro non nell'87. No, infatti è del 68. Allora, c'è una scrivania. Eccola qua. If you're listening to this, I'm probably dead. È morto. Morto. I'm a man who likes to stay informed. Got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in the one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst that I can. I don't know. Do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say than I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener.
whoever the hell you are, to start putting the truth together. Quindi Clive lavora per l'assassino. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Clive lavorava per l'assassino, però... Qualcuno ha ammazzato e... Sì, sa dell'identità perché è il suo capo, tra virgolette. E dice che se avesse parlato un po' di più avrebbe fatto del male alla sua famiglia. Quindi lui collaborava con questo killer e nessuno era innocente di quella. Quindi la prossima volta sarà un problema trovarla. Il liceo di Gallows Creek presenta Humpty Dumpty, una storia d'amore, tragedia e tradimento. Cast: Maisie Cartwright nel ruolo di Don George Barrow nel ruolo di Harry. Don. Quindi Maisie George Barrow nel ruolo di Henry e con Mary Campbell nel ruolo di Anne. Quindi Don e Maisie Cartwright. Don. Ciao Fuyu! Ciao Fuyu, come stai? A new vinyl for my collection. Non c'è nient'altro qui. Bello. Ma chi è questo? Oddio, sembra un amico mio. Sembra Angus. Madonna, sembra Angus con la barba. Come state, ragazzi? Oh, meno male, Fuyu. Noi stiamo giocando a questo giochino molto interessante che si chiama Killer Frequency e stiamo cercando di identificare l'assassino che si fa chiamare il fischiatore, che sta uccidendo un sacco di gente a giro. A quanto pare c'è l'anniversario della morte di Clive, dell'originale Clive. Non ci sto capendo molto, ragazzi, mi sono persa un attimo qualcosa, o almeno penso di aver capito male io, perché hanno trovato un ragazzo che si chiama Clive ed è morto. Quindi il nostro Clive in realtà non era il Clive originale? Non ho ben capito. So io che sbaglio e ho capito male. C'è altro da fare. Che faccio? Con chi parlo? Segui le scie di indizi e parlano con Peggy all'interfono. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say. Ah, non dice chi sia il soggetto, ok. I think it must be for George. Quindi è George Barrow. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? È Dawn. I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. There's also a tape about a toxicology report. See? No signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. Perché ha falsificato il referto. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently his arm got caught in a car door. È stato spostato. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. Da un livido. The coroner came to the conclusion that George was running from something, likely terrified. Maybe an animal? Maybe. Molto bellino comunque fu io, molto molto. Where the coroner thinks he was moved post death. Moved the body? How weird. At the end of the tape, someone burst in and demanded the Dr. Sullivan, to stop recording. Dr. Sullivan. Wait, Virginia Sullivan? She was her caller from... Era quella che abbiamo salvato con la confraternita. Our caller was involved in a conspiracy around this boy's death. We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. Era la donna che abbiamo salvato con la confraternita. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man
man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Pretty no, Clive. Think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right, then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Ma guarda che ci stavo a pensare, sai, D'Artino, troppo insistente. Ma qui c'è sta mappa, no? Io mi ricordo che nella mappa di sopra c'avevamo dei segnalini da mettere, poi. È un problema. Perché io sono una frana con le mappe. Io spero che era solamente per qualcosa di precedente. Comunque, Fuyu, il gioco è veramente bellino. Praticamente noi stiamo cercando di salvare le persone appunto da questo killer. E non è così semplice. Allora, praticamente ci hanno passato tutte le chiamate del 911 e abbiamo avuto a che fare con tante vittime che avevano a che fare con questo killer. Non siamo riusciti a salvarli tutti, però stiamo cercando di identificare questo killer per evitare che uccida ancora. È un po' complicatino. Atkins, Van, Delivery Note, Jamie Macher. Client after... Non credo che mi serva. Vabbè. Sì, ma guarda che fai bene, D'Artino. Non fai mica male. System overview. Uh, 715914. Entry code. Allora, aspetta, me li segno. Ti faccio una cosa, va? Fammi una cosa intelligente. Se avevo il telefono, fammi una foto. Non a me. Ok. Sì, può essere. Può essere che era già morto quando abbiamo iniziato tutta sta caciara. Secondo me è morto. O va a finire che è tutta una cosa per evitare di sospettare di lui? Perché è cambiata la musica? Non ce l'ho una torcia? No. Sì, però che bordello qua sotto. Ma non penso che devo fare qualcos'altro. Io non devo fare niente, no? Io penso che abbiamo visto tutto. Non c'è niente di nuovo, almeno credo. Notte, Lorid! Non ho visto casseforti, non ho visto niente di particolare. Quindi mi farà uscire secondo voi? No, c'è altro da fare. Quindi
Sì, di trovare le mappe. Segui la scena indizi. Non c'è niente di nuovo. Poi non ci vede niente, tutto buio. L'unica cosa che ho trovato è qua. No. Quindi non è qui. Ah, che fastidio qua, luce. Di nuovo. Guarda qua. This has to be important. Allora me lo prendo. Questo non l'avevamo preso prima. Mensore medio. Ok, mi dispiace di averti fatto fare questo, Virginia. Sì, esatto. Però perché gliel'hanno imposto? What did you find, Forrest? I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, I'm sorry I made you do this, Virginia. If it was on the Taringa! Tutto bene, tu come stai? Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurant, wasn't her name Virginia? Sì. Do you think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? So cosa devo andare a prendere. If there are more tapes, then there must be more maps to follow. Si chiama Killer Frequency e dobbiamo... All right then. Buzz the intercom when you okay. Find something and want to discuss it. Dobbiamo trovare il modo di salvare le vittime da un killer che si fa chiamare il fischiatore. Abbiamo capito che praticamente c'è l'anniversario della morte di un certo George Barrow e questo ha scatenato, diciamo, una serie di omicidi una ventina di anni dopo, quasi. Sì, 19 anni dopo. E ok, dobbiamo portare questo, penso. Oddio, com'era? E questo vabbè, l'abbiamo letto. E stiamo cercando gli indizi qui sotto nel seminterrato, appunto per vedere se c'è qualcosa di nuovo, però non mi pare. Sì, è molto interessante. Fischiatore Pierino, esatto, col fischio senza. Poi io glielo porto, non si sa mai, sto ampi dampi. Perché secondo me è importante. C'è scritto donna. Do you think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. Credo che ce ne stanno altri. I need to find all the tapes. You think so? Non l'ho trovato. How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Ma io l'ho trovate tutte le registrazioni. Sì, esatto. Qualcuno di importante comunque. Qualcuno di rilevante. Il problema è chi è? Non si sa. Il fatto è che io l'ho trovate tutte le registrazioni, non so cos'altro cercare. Small lacerations to arms, legs. Aspetta, questa non mi pare che l'ho trovata. Typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet. As though the deceased had been running without stopping. Ma questa non l'avevo trovata. Questa non l'avevo trovata. Ah, ecco. This looks useful.
che dice? Allora, alle 4 del mattino è stata ricevuta una chiamata da un jogger, dalla signora Sandra Sharp, che riporta che un corpo è stato trovato washed up in the reservoir. Beh, che hanno comunque il hanno trovato il corpo e Sandra noi l'abbiamo salvata, quindi... What have you found, Forrest? Found another tape. It talks parla di come è morto George. George. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? The toxicology tape made it sound like he was highly stressed, maybe terrified of something. I think he was chased. I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra? The jazz runner? È vero! She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? Sì. There's no forest around there. A posto. Also, how did it wash up at the reservoir? Perché ce l'hanno portato. Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting, then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests. That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Oh. Something like that. No, no, non per sbaglio. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive. Once we're done down here, we should give her a call. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Oh. Come back upstairs when you're ready. We bella need to roba. Out our next step. Beh, le ricerche di Clive sono state scoperte. Quindi sono le tre. Sono le tre. Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Metto il disco nuovo, però. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Beh, bel bordello, ragazzi. È il nostro lavoro, non lo so. È il nostro lavoro. This is our job, Peggy. We gotta do it. Oh, you're right. So, what's the plan now? We should call Virginia back. Mi chiamiamo Virginia. All right. I'll get her on the line. Comunque, che bordello. Time to turn the music off. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's events. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Virginia. Where's Virginia? Fredman Plunkett. Niente. Here? Who's this? Ancora questo. You? Goose. Certo. Plunker, it's Goose. It's Goose. Goose, 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 Goose. Where are you? Get your ass here. The party has moved. Oh, cool. Where's it moved to? This old lady's house. Oh, she's pretty cool, though. Tutti a casa della dottoressa? Liquor cabinet if we stayed and protected her. Of course, we're not drinking anymore. Madonna, dirty. Sharp. In case that whistling turns back up. The old lady might need our help. Of course, man, of course. Hey, could you put me on with the old lady? Cioè, mi fai parlare, signora? Check if it's cool for me to drop by. Oh, there's that goose respect we love. I'll grab for now. Hello? Is ciao, Virginia. Goose? Country mama. Hey, Dr. Sullivan. Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sul chi vive. I'm still jumpy. Che cos'è sul chi vive? Sono ancora sul chi vive. Vabbè. Anch'io sarei tesa. Non dispiacerti. Don't be sorry. You've been through a lot.
I'm so sorry this happened to you, Virginia. I thought I was. I thought... Respira, respira, Virginia. Easy. We're not calling to talk about earlier. We're calling because we think you can help us understand why this comunque is si sta complicando sto gioco, eh? What would I know? Clive? Qualche idea? Ma Clive. Siamo diretti. Does the name Clive mean anything to you? Clive? No. I don't know that name. What are you asking about this for? Sì, è la moto di Mia. You mentioned that name earlier when you called us the first time. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest. Clive's the janitor at our station. And we know you spoke to him in the past. Che gli hai parlato in passato. Please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. È morto. We think Clive's dead. Dead? But isn't he? He's the whistling man, Forrest. Non è vero che abbiamo delle prove concrete. Perché ne sei così sicura? Why are you so certain Clive's the whistling man? All those years ago, he... It's okay, Virginia. Madonna. He's gone. We found evidence to suggest he... Well... Ma non è vero, non ci sono prove al 100%. Autopsy reports for George Barrow. How? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them. And we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you write a false report? I... All right. One okay. Day, I came into work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in. And he started making demands to ma perché give over questo? Reports. To falsify what I found? È finito per far custode. I said no. But well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said. And that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. Minchia. I don't know why he had me do it, but my sister needed me. Ciaoline, Ciaoline, come stai? She needed me. We understand. Ma io posso dire una cosa riguardo tutta questa storia? Mi fa incazzare. Che magari questi sono americani, no? Punto. Mi fa incazzare che magari le malattie croniche non vengono... C'è la sanità privata, che ogni cosa lì è un problema a livello sanitario. Mi fa incazzare sta cosa. Io so che sto deviando un attimo il discorso, però mi fa incazzare la cosa che... Se uno c'ha una malattia o è costretto a morire o deve pagare miliardi e miliardi di dollari o di euro. Fa incazzare a me sta cosa, vi giuro. Tutto bene, sono in crociera, ma salutarti è necessario. Ma grazie, Rene, divertitevi tanto in crociera. E ancora auguroni. In realtà avevo pure ragione lei, che io con le Wii sono negato. Cioè, per me potrei usare solo il terminale testuale e stare bene. Vabbè, ci sta. Ognuno c'ha i suoi modi, tamba. Pensa per te, Peggy. È tutto ok. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. This will help end it, Virginia. Thank you. Stay safe, Virginia. Ok. Quindi il fiscatore per forza una persona ricca visto che dovrebbe... So, sì, esatto. Virginia is tied up in all of this. Esatto. Clive threatened her to keep quiet about sindaco, George's sindaco. Death. But for who? Why cover up these details? Non lo so. Possibile amante? Well, we sarebbe know una cosa da nascondere per quegli anni, sai, Dartino? I do. È brutto dirlo. Però metti caso che questo George era il possibile amante. Era maggiorenne comunque.
Però una cosa un po' da nascondere, però lui lo vuole vendicare per questo, oppure era il miglior amico. Però il sindaco avrebbe dovuto avere più o meno quell'età. Ma io penso più che sia qualcosa di passionale, a livello sentimentale. Ho scoperto qualche magheggio del sindaco. Anche ci sta. Però perché vendicarlo? Non lo so. Aspetta, ma magari George era o l'amante del killer. No, non lo so, c'ho tanta confusione in testa. Dobbiamo vedere. Oppure davvero era una persona che lui teneva molto. Perché se no perché vendicarlo? Però potrebbero essere entrambe le cose, sai, Tartino? Nel senso che magari ha scoperto qualche magheggio, è stato fatto fare e questo lo sta vendicando. Non si sa. Alright, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah, we need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just doesn't add up. 100%. She knows more than she's saying. Mm. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Dobbiamo chiamare Sandra. Just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. Okay, con Sandra dobbiamo stare tranquilli. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Cioè, Sandra, però falla finita col jazz. Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Studio. Ciao, Sandra! Who is this? Hello, questa è un po' troppo Sandra, tranquilla dopo che ha visto un serial killer. 189.16, The Scream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. Ma Sandra non è quella che abbiamo salvato? Well, questa è tutta tranquilla, tutta pimpante. And what's behind the attacks tonight? We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything. Okay, sì, è lei. Buona idea. Dobbiamo essere buoni, ragazzi. Quindi buona idea o perché ha scelto te? Io direi buona idea. Buona idea. Really? Well, that sounds nice. I might just call you back tomorrow then too. Oh, you got my number. Ci sta a prova. Tonight. Is there anything you want to talk about right now? Remember why we called for it. Ma così? Of course. Ma de botto. Why the whistling man? Io capisco che questa vista la morte in faccia e dice oh carpe diem a sto punto, se ci devo provare mi butto e via. Ma mi pare un attimo esagerato dopo manco 2 ore che è successo il fatto. Ma questa non è scioccata, non c'ha paura. Vabbè, raga, che dobbiamo fare? La gente reagisce. La gente reagisce a modo proprio, però Dio santo, questo mi pare un attimino eccessiva questa cosa. Vabbè, sì, è vero. Dice se devo morire stanotte, almeno io ci ho provato, mi butto. Andiamo. Targeted you. Ha. As far as I could tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. È super allenato. Super allenato. Right. Well, we think super allenato. Chasing specific people. People who know about the death. Quindi deve far parte della squadra. È super allenato. I don't know anything about that. Sorry. Hai qualche segreto? Have you had to keep quiet about anything? Dobbiamo andarci piano. Any secrets you've had to keep? What would I have to keep quiet about? I don't know. I mean, could be that you've seen something or heard something. I never saw anything. And even if I did, what would that matter? And it was years ago. Stai bene, dobbiamo essere buoni e carini. Sandra, are you okay? It was years ago. Lo sappiamo perché Sputarrospo mi sembra un attimo aggressivo. We know, Sandra. You do? You know about? Yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Carini e coccolosi. Coraggio, forza. Come sei aggressivo? Sure. I understand. When the rent just kept going up.
Gree! Ciao, Gree, come stai? And everything will be okay. È terribile. Aspetta un attimo. Cioè, allora devo mandare un messaggio. Ah, sì. Vabbè. Robe. Era il messaggio del tipo giapponese di prima. Quello particolare. È terribile. You covered up the murder of a boy for a dance studio? That's low. Ma non volevo dire questo! I... Oh, look at the time. Oh, cazzo. Barry's late. No, oh, scusate, non ci sto. Non si capiva. Hello? Ciao Monkey! Voleva dire quello. No, non è vero. 16, the scream. Ma non volevo dire quello. Oh, I always thought folks called into a radio show. Sei troppo interessante, Sandra. Agnam. Well, we're trying. Gnammi gnammi, Sandra. Gnammi gnammi. We had a few questions. My forest, of course. Questo è Monkey. Heck, after the way you saved my life. I'd say yes to just about anything you asked. Buona idea. Really? Well, that sounds nice. I might just call you back tomorrow then, too. Oh, you got my number. But what about tonight? Is there anything you want to talk about right now? Remember why we called, Forrest. Questa ha fame. Do you know why the whistling man might have targeted you? E la capisco. Far as I can tell. Nel senso, se c'ho una notte per cui vivere, la voglio vivere bene. Right. Well, we think he might be chasing. Ma nell'ora dell'acqua pazza ci metti paghino? Know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Allora, hai detto qualche segreto? Have you had to keep quiet about anything? Any secrets you've had to keep? What would I have to keep quiet about? I don't know. I mean, could be that you've seen something or heard something. I never saw anything. And even if I did, what would that matter? And it was years ago. Stai bene? Are you okay? It was years ago. No, però m'ha fatto morire prima. Ora guarda che si è fatto tardissimo. Devo andare. Ciao. Sandra. You do? You know about? Yes. Of course. Poi lui dice, yes, of course! After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Certo. Sure. Lo capisco. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. Dire che sono troppo aggressiva se glielo chiera? Ma più della Sandra, raccontaci il tuo segreto. Ho mangiato le saponette scicchettose che erano in bagno. L'altro segreto! Che dite? È troppo aggressivo se gli chiedo chi era? Dritto per dritto, certo. Of course. We understand. I mean, it's not like I killed him. What was the harm in saying I found him in the reservoir instead of the river? Right? Beh, tesoro. I'm sorry. I can't do this. And she's gone. I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, fatta. Anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please. Ma quindi tutti quelli che sono morti potevano avere delle informazioni, non le sappiamo. Call in just a second. Yeah. Welcome to 189.16 The Scream with me, your host, Forrest Nash. Hi, Forrest. I know this is really out of the blue with everything happening tonight. Ma questo è russo. But I wondered if you could send this special birthday message to my uncle. Non credo che il bambino possa essere lo zio di questo tipo, perché era il compleanno di Fernando. There is something in the air at night. Your father's on fire, Fernando.
perché il papà purtroppo è morto bruciacchiato, poverino. Certo, perché no? Ora davvero? Perché no? Rallegriamo un po' la serata. You know what? A me mi sembra russo. I'd love a change of pace. I'd be glad to. Thank you, Forrest. He's my uncle Ronnie. A me mi sembra first russo. His name's Peter, but he never liked his name. Dai, è troppo russo, but darti. Since he always had salt and pepper hair, even as a kid. Sale e pepe. Guarda che Ponti questo. È Ponti. Pepper. Pepe. Questo è Ponti. Happy birthday. You'd like to say to Mr. Pepper. Oh my god, damn it! Lo sapevo che era Pepe! Tell him he can get the best birthday deal. Lo sapevo! Here to put his pizza. Start, you son of a bitch! Stop calling us! Sorry, Forrest. Let's just move on. We've already got enough. Peperoni! Non avevo capito! Mi eri sentito fare la battuta su Fernando, vero? Caller waiting, Forrest. Il nuovo singolo di David Scopo, è vero. Io lo metterei, però in questo momento dobbiamo prendere la chiamata. This is 189.16, The Scream. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. Ora le palle di neve. Caller. Ma ride. Ponti. Ponti's Pizza always delivers. Come rain or sleet or whistling man, we'll be there. Forrest? Forrest? Are you okay? No, cazzo! Forrest? I hope the whistling man gets him with his own pizza slicer. Jesus, Forrest. Sorry, that was too much. It's okay. E succede a tanti, Forrest, tranquillo. Capita a tutti di dire certe cose. Anyway, I think he's spent for now. We've got another call, whenever you're ready. Super DJ Valve in rabbia repressa. Ah, ragazzi, mi dovete aiutare. Per una cosa, non so manco fischiare, sono incapace delle dita, scocciatore noioso, non piscato le teste, dica che avete mica la quattro formaggi. Ragazzi, mi dovete aiutare, io voglio una maglietta che per certi versi è un po' di cattivo gusto, ma la voglio tanto. Avete mai visto Full Metal Alchemist Brotherhood? Eh? Vi ricordate la bambina col cagnolino? Voglio la maglietta che fanno la fusione. È un po' di cattivo gusto, ma la voglio. Quella maglietta l'ho vista. Sono anni che la cerco e non la trovo mai. Ma io la voglio. Non ti giuro. Un cartone animato. Ci ho pianto tanto per quella scena, ma ci ho pianto veramente tanto. Che ero quasi lì per lasciare la serie. L'ho lasciata tipo una stagione e mezzo dopo, però. Però quella maglietta l'ho vista, ho fatto no, la voglio. È bellissima. Ti vedi il cagnolino e la bambina che fanno la fusione. C'è un'altra chiamata. Se un'altra volta Ponti, io hit meno. Hit the button. We have a caller. Folks, don't spend your money at Ponti's Pizza. Bravo. All I'm gonna say about that. Moving along, I'd like to welcome another caller to 189.16, The Scream. Oddio, è vero, sì. Forrest Nash. Who may I say is calling? Well, hello again, Forrest. Don. We played your song, Long Ride Home. Did you hear it? Can you tell us? Never mind that now. Forrest, I'm calling because I need your help. Questa è Maisie. Sei in pericolo? Avevamo un patto. Me frega mica niente. Don, we had a deal. Kept my end. Who is the next target? Sono io. Oh, it's too late for that now. I'll be the judge of that. Oh, fine. Chuck Brody was the next target, but that ship sailed. Come lo sapevi? Se me l'avessi detto. Era Chuck Brody quello che è morto. Chuck? If you just told me, then
should have. E magari, forse, donna, vero? I'm sorry. You said you needed help? I sure do. Do you mean... Yes, he's after me now. Oh. You? I think so. He must have heard me on the radio helping you. Vabbè. Aiutare? Helping? You didn't exactly help. Maybe I've been helping more than you know. I was out following a lead, trying to work out who would be next, after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. I came back to my apartment building, but this newfangled security system has me locked out. I need you to help me get inside. Chiedo un vicino? Can a neighbor let you in? I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the... Che devi morire! Avanti un altro! I need that code to get inside. Ce l'ho il codice! What apartment block do you live in? Maybe one l'ho of segnato. Our lives there too. It's the new... Ce l'ho! ...side apartment building between a town hall and a trailer park. But I doubt any of your listeners live there. I don't have many neighbors. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Shit. Cane. Oh, io ce l'ho. Puoi dire che quel cagnolino di ieri? I'm guessing you're not a dog person. No, I'm not. It's my neighbor's dog. Boy, I wish he'd muzzle that thing and... Oh. And now he's blasting David Scopo out of his window. This night can't get any... Io ce l'ho, ce l'ho! Need the code for that security system. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Nome del sistema di sicurezza. What's the name of the security system? There's a sticker on the box. It says Starlink Security 4000. There's a keypad. And it looks like it wants a six-digit number. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Ci proviamo. We'll see what we can do. Thank you, Forrest. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. I knew I could count on you. I'll sit out of sight. Vabbè. Call me back soon. Vabbè. Vado a prendere il foglio giù di sotto. Here's a little tune for you all. Ma sapete, di sicuro sta lamentando di sentire chiacchiere di pizze e allarmi mentre lui voleva che passassero la nuova hit di David Scopo. Infatti gliela metto. Toh. Tieni, George. Divertite. Dai che non mi fa andà. Vabbè che ce l'ho, eh. You're pretty quiet there, Peggy. Forrest, was it just me, or was there something... Yeah, it wasn't just you. Something was weird about that. Yeah. Well, tell you what. We have a Starlink 4000, or whatever, here sì, at infatti. Clive bought one for the station. Maybe we... Ma l'ho visto! Ma lasciami andare, sta zoccola! No, nel senso... But to help... Questa non ha fatto un cazzo fino a mo. Io vado giù. Questa non è uscita, non ha fatto niente. Ci ha comandato e basta. Ma rotte coglioni. Niente, lui sta lì nell'ombra col dito pronto sulla clip. Madonna. Li clippa tutte, non me ne fa passare manco una. Sì, perché è una stronza, ragazzi, ho fatto tutto io. Fossi uscita da là dentro. Dice, io c'ho la scusa che il capo redattore mi ha detto... vabbè, il capo mi ha detto che io non devo uscire da qua dentro. No, stronza. User manual. Ah, these codes should come in handy. Vabbè, io le adoro le clip, quindi lui lo sa. Mi sa che scherzo. Cioè, però io dico, no? Ma fallo qualcosa! Oltre che posa quel culone flaccido su qua, a sedia. Peggy! Tacci tu, non è che se te muovi un minimo succede il finimondo, eh? Muovilo quel culo... Vabbè. Scusate, eh? C'ho un attimo di... incazzosità. Lei sa dove stanno le cose, però mica ce va. Sta stronza. Bagassa. Welcome back, Forrest. Find anything? The Starlink 4000 security. Non vedo perché rischiare, giustamente. It's got a bunch of codes.
Good. And did you find anything else? Nothing, except the manual. All right. Well, I'll get Dom back on the line then, Forrest. I'll let you take it from here. Thanks, Peggy. 9-1, whenever you're ready. Oddio, non l'ho visto. Vai. Aspetta, posso andare a vedere. Sì, posso andare a vedere. Madonna. È vero! Cazzo, non ci avevo fatto caso. Bellissimo. Ma mi spiegate una cosa? Quanti topi ci stanno qua dentro? Allora, chiudo la porta, non si sa mai. Non vedo perché rischiare, giustamente. Vai. Don, are you there? This is Forrest Nash from 189.16 The Scream. Oh, thank God you're back. I'm so afraid. What's the code to the gate? 7-1. Allora, codice di apertura. Quale codice dovrei dare? L'entry, no? The code is 715-914. Thank you, Forrest. Forrest, what did we do? Che ho fatto? Ok, l'ho capito adesso. E lei è la stronza. Sì, mi sa che ho aiutato la stronza. Merda, ma io che ne sapevo. Infatti, io pensavo che era una risata. Oddio, ce l'ho fatta. Guess we'll find out. Forrest, there's another call coming in. Evening caller, you're live on. Help! Forrest! Oh, Rick Roller! I just saw a shadow. God damn, how do you even get in? You've gotta help me, man. Sì, ti aiuto, ti aiuto. No! Come back! Mi spiace, Ringo. Non voglio hurt anybody, but I can't let anything happen. Maxie! No. Ci provo. No, al cane no. No, al cane no. Forrest. Forrest, what did we do? Whoops. Maybe that wasn't. Forrest, there's another call coming in. Evening caller, you're live on. Forrest! The psycho's somewhere in the roller rink, dude. I just saw a shadow. Hai ragione, Dumba. E io mi sono detto, boh, sarà una persona. You gotta help me, man. Forrest. Maxie, no! Come back! I can't find my rifle. Quindi è Don il killer. I don't wanna hurt anybody. Può essere Don. Anything happen to me. Maxie! È Don il killer, quindi è Maisie. È Don il killer. Thanks again, Forrest. Oh God, poor Ricky. Okay, Gallows Creek. Okay, Gallows Creek. Anyway. Just happened.
Tom, metti David Scopo. So, the whistling man is a woman? Ed è la fidanzata di George Barrow. I know. I can't believe it. She called up. You spoke to her multiple times. I knew she wasn't right. Is that right, Sherlock? Reed. Why do you think she requested that song? La canzone era questa qui. The Barn Finds. Per farmi uscire. To get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. That's right. She never actually attacked me out there. Perché voleva... So? What now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Okay, you're live in okay, 3, 2... Hey folks, this is Forrest Nash here. I hope you're all safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman. One who might manipulate you into letting her in before she attacks you. È andato tutto male comunque. Siamo vicini, copriamoci le spalle. Anto! Illegale, pronto paghi pizza, puoi portare una pizza e peperoni a Dash, grazie, metti pure sul conto. Comunque ragazzi, non so, siamo vicini, copriamoci le spalle a vicenda, è buono ma non troppo. La baguette, le croissant, non bisogna fidarsi di nessuno. Le candele pure, non è che sono tanto fresche le candele, si accese. Non so ragazzi, io metterei questo, mi dispiace dirlo ma in questo momento non bisogna fidarsi di nessuno. Appunto. Sad to say, but it's time to trust no one. I gatti francesi. The killer was calling themselves Dawn. Potrebbe essere un nome falso. Noi sappiamo che è un nome falso. This could be a fake name. If anyone needs help or you have info on the killer, please call in. Devo andare a prendere il volantino giù di sotto. You folks have my new number, right? It's 911. Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Ciao Ronin, ciao Ronin, come stai? Ok folks, time to take a call. Sì, ma mi fai andare a prendere un attimo sta cosa? Oh, mi fa uscire, vado a prendere il volantino. Perché mi pare che lei si chiama Maisie. E avevano fatto parte di uno spettacolo. Sì, non mi interessa Forrest, stai calmo. Tutto bene Ronin. E c'era un volantino giù di sotto che diceva il nome reale di Dawn. Maisie qualcosa. L'ho lasciato qui. Me lo ricordo. Eccolo qua. Call waiting. Better take it. They might need our help. Maisie Cartwright. Questo ce lo portiamo di sopra. Humpty Dumpty. Come stai, Ronin? Come va la serata? Come sta andando su Fist? Ah, diciamo bene, voi tutto bene, forse stiamo finendo il gioco. Ed è veramente bello come gioco. Allora, io avevo un sospetto che potesse essere una donna, ma avevo iniziato a sospettare di Leslie, perché mi pare che fosse l'unica chiamata in cui non si sentiva fischiare. Poteva benissimo essere una messa in scena per sviare qualsiasi sospetto. E lavorando nell'ufficio dello sceriffo aveva portato in mano tutte le informazioni sul caso, visto che lo sceriffo è stato il primo a fare un rapporto. Come hai fatto a pensare però che era una donna? Io non c'erano molti sospetti. Io ti giuro, ho pensato sempre a un uomo. Però quando hanno cominciato a collegare le cose ho detto, ok, effettivamente potrebbe essere qualcuno di collegato, ma non ho pensato a una donna. Vediamo un po' che cosa ci dicono intanto. This is Forrest Nash and you're listening. Please help me. Non me lo ricordare. Casey Moore. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. I don't know what to do.
please help me! Cos'è successo? Somebody's been stabbed. Can you tell me what happened? We'd been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. Fischiettio. Started freaking out. He screamed at me, told me to hide. I'd never seen him like that. And I just panicked and ran and hid in a bush. Oh, no. Oddio, è vero, D'Artino. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person. Come si chiama il tuo amico? Stabbed him! Stabbed him! Non si vede con la maschera se è un uomo o una donna. È stato il fischiatore? Casey, was his attacker the whistling man? The who? The head of the who? I'll get you help, but I need to know. Where did the masked person go? They left! They left him to bleed out! I waited until they were gone, then dragged him into the garage and called 911. Wait, why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like, "It's not so funny now, is it?" Before they left, but... Please! L'ambulanza è andata perduta. L'ambulanza non c'è più. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. Come si chiama il tuo amico? What's your friend's name, Casey? It's Jason. Jason Parker. Can you tell us where Jason was stabbed? They stabbed him in the stomach, and then stabbed him again in his leg when he was on the ground, and it's... Oh, the knife is still there in his leg! We'll be right back. Peggy, patch us through to the hospital. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line 2. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. Jason Parker non mi pare di conoscerlo tra i nomi. 25 Nancy Drive, named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh God, I'm sorry. But the ambulance is... Well, you know. Esplosa. I know, but please, we need something... Or he's going to die. Forrest, Listen, you're going to have to get him here. We need to see him, and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out fast. All right, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first, and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. You see? Damn it. I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. All I can do is talk you through the procedure as quick as I can. Okay. The rest of you. You think you can handle that? Possiamo farcela. I'm sure we can handle it. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Sì. Lay him down. Sì. Apply continuous pressure directly to the affected areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. E un laccio emostatico? Comfortable. Apply pressure. E vabbè, sullo stomaco è un laccio emostatico sto cazzo. When slowed. Got it, I think. You said he was stabbed, right? Sì. If the object he was stabbed with is still... Non rimuoverlo! Don't take it out! Sandra! It's stopping the worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. God, that was a lot of info. But I think we can handle this. Glad you got it so far, because there's more to go. Continua. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you apply a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. Okay. We need the patient to stay calm. Ma non ci stavo pensando, Tamba. Mi sono ricordato poi che era lo stomaco il problema. Perché mi ero concentrato sulla gamba. I'm really sorry. That's as much as I can give you right now. Try to stop the bleeding. Find someone to get him stabilized and get him here. Okay, dai, è fatto. Good luck. L'ho fatto, il corso del pronto soccorso. Casey's still on line one. Vai. Hello? Forrest, are you there? Come sta Jason? I'm here. How is Jason doing? Badly, he's still bleeding. Benissimo. I need help. T'aiuto io. I've been putting pressure
stomach wound since you left. Okay. But he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. Mettici un altro panno. Non estrarlo. Should I pull it out? Non toccare il coltello. No, don't touch the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. Dipende dove sulla gamba. Io ho pensato sul polpaccio, tipo. We're all going to get Jason through this. Casey, is his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Dobbiamo bloccare il coltello. Io lo lascerei stare il coltello. Oddio. Dobbiamo bloccare il coltello, in effetti. Ciao, Regina! Dobbiamo bloccare il coltello. I think we need to secure the knife so it doesn't move around. Do you have anything you can tie around it? Yeah. There's some laundry piled up on top of the dryer. Some cloths on the hood of the car. And what else? I guess I've got my jacket. Gli stracci possono essere contaminati e non va bene. La giacca può essere contaminata e non va bene. La biancheria non so se è pulita. Ma in questo momento userei la giacca. La giacca per bloccarlo. Sorry about this, Casey. I think it's best we use your jacket. It's probably less likely to bleed through. It's just a jacket. Give me a second. Come stai, Regina, comunque? Here we go. E io pure. Sorry, Jason. It's secure. I'm putting pressure on his stomach again. Benissimo. Oh, I'm starting to think we might make it. Forrest, can I have a word? Sì, sì, quello sicuro. Non ho non ho letto, che ha detto? Tutto bene, però non ho letto la cosa e mi sto un attimo... Naggia. Sto cercando un attimo di capire. Vabbè, ok. Metto ok. Comunque c'ho caldo. C'ho tanto caldo. L'unica cosa. Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on and let us know when the bleeding is under control. You're doing great. But what if something happens? We'll still be here. Just shout if you need anything and we'll be there. Peggy, ma proprio mo devi rompere i coglioni. Oh, wait. Jason, please be home. Ciao Ronin, buonanotte. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. Ce ne frega un cazzo. Non rompe i coglioni. You're right. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. And you heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Could somebody nearby help them? Maybe drive them to the hospital? You know, that's exactly what I was wondering. Do you have anybody in mind? I might. No! La mappa un'altra volta, no, ti prego. A mandatory first aid training course. Me and Karen missed it because we were away on a producer getaway. You skipped it, didn't you? Never mind. So, how does KFAM's first... Ciao, Carni! Ciao, Carni! Casey said they're at 25 Nancy Drive, right? Yeah. Why? They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you grazie, Carne. I don't know everybody's numbers. I've only tu come stai, tesoro? Everybody's personnel info is scusa che sto gioco poco mi perdo un dialogo finisce in vacca. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right, but there are a couple of problems with that. Quale? Naturalmente. Go on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Great. Do you have any idea what the combo for the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note taker, though. Maybe something in his office will give it away. Oh, no. Right.
There is something else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard, the future is floppy? Floppy! Peggy, what the hell are you talking about? I'm talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that have information on them. You put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Madonna! Anyway, Reggie decided... Devi resistere fino a fine luglio? Floppy, and started phasing tutto bene, tranne il caldo. And replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. I'll check out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. I'll just have to look around. Ma dai, ma io volevo... Ma Dio santo, però sto gioco del cacchio. I'll patch my mic down to the office, so you'll hear me over the intercom. Sì, 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 vaffanculo tu. Io stavo cercando di salvare una vita. Che bei tempi, vero, Tartino? Però mi preoccupo per Casey. Per Jason, più che altro. Sì, cacchio, se non vado a prendere la chiave. Cioè, mo quello fa una brutta fine. Blocca tutte le porte della stazione radio. Ah. Not getting in there tonight. Non è questo l'ufficio. Mi ricordavo che sono un paio di MB scarsi per megabyte scarsi per contenere i piani di distruzione globale. È vero. È vero, che bei tempi. Niente qui. Qua no. Dov'è l'ufficio di Reggie? Qua. Oh. Looks like I need a four-digit code. Un codice a quattro cifre. Axe Forever. Axe Forever stava qui. Stava qui all'inizio, Axe Forever. Il mitico supercomputer che serviva come il timer per controllare la rovescia, sì. Axe Forever non c'è. Ok, qua c'è. Il primo, il secondo e il terzo. E Axe Forever? Guarda il poster, c'ha ragione. Non ci avevo pensato. Io mi ero ricordata le cassette e stavo andando là. Dov'è? I want to believe! Dov'è? Poster... Ok, Reginald Scott. Reginald... Forse stavano di là, i poster. Allora, need to write a picture of a good title, bring back original protagonist villain. Non vedo poster. Dov'è il poster? Ask Jenny where those tapes are, it's been weeks now, overdue. Overdue in viola. Clive, if you're reading this, stop stealing my post-it notes. Oddio, una caccia al tesoro brutta. Non si può fare. Un floppy. Abbiamo un floppy. Io vorrei inserirlo. Come si fa? Ok. Abbiamo inserito il floppy. No, non era quello. Could this be it? Aspetta. Che magari stava da quella parte lì. Ci dovrà stare, no? E qua ci stanno le cassette. Boh. Vabbè. Non lo vedo. Ma tu l'hai visto? Ah, dici quello, ok.
Vediamo che ci dice. Alien sightings. Ok, questo è fissato con l'alieni. Benissimo. C'è Gianfranchino. Pizza delivery killer che è... Oddio. Un kills with a pizza cutter. Free slice on me. Deep cuts top secret. Che devo fa? Undici zero sette. Sta andando bene Gianfranchino. Oddio. Sai che fa talmente caldo che si è scaldata la penna. Ho fatto una macchietta di inchiostro. Allora, Great Goose Gathering, Story Need Kill Omega Man, like X3. 10 orders. Ok. Proviamo con 11. Com'era? 11.07. Nice. Ok, facile. Cos'è sta roba? Ma tutti li devo vedere. Very important date. Karen. Bradley. Barbara Albright. Dobbiamo prendere qualcuno di Peggy. Che casino sto gioco sta diventando però, Io lo metterei qui. Vediamo che dice di Peggy. Hey Peggy, I think Reggie's on to you and Karen. Maybe don't bring those little drink umbrellas into work for a while. What? Why are you reading my file? And what do we need? We need to find someone who can help Casey. We already know I can't. Don't waste time. You're right. I'm sorry. Scusa. I need to focus on possible candidates. What do we need? I'll do this later. Lo uso on Karen. Lascia perdere. Aspetta, qui c'era qualcosa. Regina Scott. L'unico. Oddio. Vabbè, vediamo questo, dai. Ok, si è rifiutato di partecipare al First Aid Trainer during the course, non è un nome del medico, quindi se c'è un John apparente. Ok, John. E quindi John. Hey Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? I got the safe open, but I'm not sure what I'm supposed to be looking for in these files. We need to know who. Sì, John. And we need them to be close to Nancy. Perché questo abita a Nancy Drive 14, noi dovevamo andare al 25, quindi sì. T'ho detto di sì. Ciao Darren! Ma che bel castello. Another look at the files. I'll let you know when I find something or don't. Sì, è John, penso, dai. Per sicurezza vediamo anche gli altri, però John è il nostro principale aiutante. Lawson Karen. Karen. No, Karen non l'ha fatto, abbiamo detto. Perché se lo sono perso per un meeting di lavoro. Questo che cos'è? Peggy, abbiamo detto di no. Barbara. Proviamo sta Barbara. Però abbiamo tutti vicini, in effetti. Ma me lo so ricordare. Allora, Sliga, devo vuole avere sta fede. Mi pare che avere il frigo. Non posso dire che è il frigo. Something going with an umbrella.
Ok, Barbara non è. Barbara non è perché non ha partecipato per niente. Get a load of this, Peggy. Apparently, I'm a lone wolf type. Ma questo siamo noi. What are you doing? We don't have time for this. C'hai ragione, scusa. I'm literally dying on the line, and you're more interested in you. You're right, I'm sorry. I need to focus on possible candidates. Ho sbagliato. I really shouldn't have read both. We're in a hurry. Se ci fu credere people say I was crazy, we only tried to go out. Niente, dai, ragiona. Ragiona, dai. Hey, Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? Sì, I think John. I know who our best bet is to help Casey and Jason. All right. Anche perché lui c'ha le cose per curarla a casa. Is anybody there? Please, pick up! Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up everywhere. What's happening? What do I do? Sentendo in stato di shock. He's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. Solleviamogli le gambe. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I need you to listen to me, okay? Oddio. For Jason. What did the nurse say to do about shock? Di alzargli le gambe. Solleva le ferite di Jason. Solleva le gambe di Jason. Casey, I need you to elevate Jason's legs. We need to get the blood flowing to his vital organs. Got it. Sì, in effetti. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Quindi i teli. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me. Ah, quello tipo di biancheria. Ok, io penso altra biancheria. Sorry. Jason's place there was bandages. Should I get him new ones? Sì, ne devi prendere di nuove. Aggiungi altre bende. Don't remove the bandage. Apply another one on top of it. Do you still have something you can use? No, l'hanno accoltellato lo stomaco. I'll use the cleaning rags on the car. They don't look dirty. I'll fix his bandage and get him warm. Hold on, please. La parmigiana umana. Sii forte per Jason. Casey, I need you to be strong for Jason. Sit with him and reassure him that everything's gonna be okay. Okay? E chiama John. He's doing too well. You said you knew who to call earlier. Who was it? John. We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. He didn't really participate in the first aid training, but he's a former war. È un ex medico di guerra. Probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. A war medic, huh? Yeah, and according to Reggie's notes, John keeps all of his old equipment at his house. GG. Something of a hoarder. All right. What's his number? Ma sei scemo? No, scusa, Peggy. 20735. Calling now. Let's hope he picks. Who the hell is this calling me? What time is it? John, it's Forrest Nash here at KFAM. We have an emergency and we need your help. Forrest? If this is a work emergency, then it can wait until the goddamn morning. Ok, ok, Tamba. Secondo me c'entra Peggy. Emergenza medica, il fischiatore è tornato. Qualcuno è stato pugnalato. Un'emergenza medica. Che gli dico? È un'emergenza medica. John, no, this is a medical emergency. A man has been stabbed by the whistling man, or never mind. He's badly hurt and he's going to die unless we get someone to him now. The whistling man? What kind of joke is this? Però ammazza che bella voce, sembra Peter Steele. A man is gonna die if we don't help him right now. Seriously, I haven't been called on for over 10 years.
artificiali. He's at 25 Nancy Drive. Artificiali. I think we got his friend to stem the bleeding, but he's gone into shock. He's passed out right now. You say he was stabbed? Do you know the extent of his injuries? Sì. From what we were told, he has two major stab wounds. One to the stomach and one to the leg. The knife is still in his leg, and the stomach wound is open. Però mi sa che oggi non riuscirò a finirlo, eh. Let me grab a few supplies and I'll head right over. Damned if he dies on my watch. Oh, c'ha la voce di Peter Steele, questo. We'll let him know you're on your way. Good luck. Hello, Casey. Peter are you there? Steele. How are we doing? Bad. Jason seemed really weak, and then just started thrashing. Vabbè, come sta ora? What about now? Is he still thrashing? Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. You hear that, Jason? Someone is coming. You're gonna be just fine. Just hold on for me, okay? Just hold on. Come on. Hello, Casey. John Hedges. I'm here about Jason. Please let me in. I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna need your help. Forrest, Peggy, don't you two worry. We've got this from here. Okay. Forrest, we'll call you back later. I have to go now. Good luck, everyone. Speriamo bene. It's gonna be alright. Però siamo stati bravi. And with that, the show moves on. Datemi un attimo, un secondo che sto a morire, raga. Secondo. Mi devo mettere un attimo più comoda. Non ce la faccio. Ah! Devo ricordare dopo di non mettere altra scena. Davvero c'ho caldo, ragazzi. C'ho davvero caldo. Ti ho messa così. Ok. Non devo mettere l'altra scena più che. Datemi un secondo, faccio una cosa. Va che è una cosa un attimino migliore. Arrivo. La 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 la. We're sending our best wishes to Jason. Stavo parlando da sola. Well, after all. Dice no, no, senza niente no. Ho sentito un tono un po' minaccioso in chat. No, comunque, no, no, senza niente, no. Con la canottiera, ragazzi. Con la canottiera. Fa caldo. C'avevo le spalle coperte. Le spalle scoperte. Le spalle coperte.
Parlo piano perché potrei sbagliare e dire le palle coperte. Perché non sentiamo fischiare, tutto ok. L'importante è quello. Hai coperto la cosa più bella, la voce. Oh, San Delfino, è sempre buono tu. E quindi niente, mi sono messa così. Vi dirò. Sta collana col toppino c'ha un suo perché. Ok, andiamo. Abbiamo salvato Jess. Che devo fare? Come back upstairs when you're ready. Ci sto arrivando, strombola. Io so più come, ragazzi, stavo implodendo. Ve l'ho detto, il calore io lo sento soprattutto sulle spalle. Infatti quando è inverno io mi posso mettere pure sette coperte sulle gambe, ci avrò sempre freddo. Ma se non c'ho una coperta sulle spalle non mi plago. Quindi tenere le spalle coperte d'estate per me è terrificante. Grazie San Delfino. L'ho presa con l'ultimo ordine di Temu. L'ho vista, lei mi ha visto, io l'ho visto, ho detto ma sarà eccessiva? Eccessivo mi piace. Per una volta che prendo qualcosa di eccessivo. Ho detto no cazzo, questa è bellissima, questa me la metto on live. È bellissima, che io vedi, guardala. Metti questo e ho messo tutto. Ok, quindi metti un disco. Che mettiamo? Mettiamo The Flow. Dead air is a crime, Forrest. Ok. Devo presentare la canzone, sì. You'll like this next song. Molto gothic, sì. Io non sono una persona molto gothic, ma avrei voluto essere. Last break for the night, so try to enjoy it. Give me a buzz when you want to go back on air. L'ultima pausa. Ora stiamo finendo. Let's roll. You got it. We've got another call coming through too. Spegni la musica. Oh, we have another call coming in. But hang on. What's up, Peggy? Peggy? You're going to want to take this call off the air. Who is it? Just do it. All right, folks, it's time for another track. Here's one to help you sit back and relax. We'll be right back. Fico, che figo sognare di avere un motoscafo. I hope fico, this is good news, fico, Peggy. Fico, che figo sognare di avere un motoscafo. Find out for yourself on line one. Gelati a patatine, popcorn e noccioline. Madonna, che cosa mi hai ricordato? Ma anche io ho il terrore di quel video, di quella canzone, perché tu vedi Pippo Franco che ti guarda, ti scruta nell'anima, che te lo vedi che ti guarda così. Ti scruta nell'anima Pippo Franco. È Pippo Franco, sì. Ti giuro. Pippo Franco è fatto dello stesso materiale di cui sono fatti gli incubi in quel video. Ho detto forse non siete pronti per questo pazzo. Ok. È una pazza però nel caso. Prendiamo sta chiamata. Hello? Forrest, I'm glad I got back through to you. Leslie! Sounds like it's been a busy night, huh? Surprise! It's Leslie, our 911 operator. Io gli do una cinquina a Peggy, to come save us. It's so good to hear from you. M'ha fatto preoccupare. Gli do una cinquina. Doing okay. Sara and I are both happy to be headed back home. We're happy to have you too. Wait, Sara? Oh, yeah, I mean Deputy Martinez. Anyway. We got back into radio range. Hanno fatto amicizia. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. Ever since you found Sheriff Matthews, it's only gotten worse. It's been a long night. Well, it shouldn't be too much longer now. I'm glad I got through to you. I wanted to let you all know what's going on. Ooh. I made it to Henderson. Turns out somebody had cut the phone lines. And they had no idea what was happening. After I told them, well, their sheriff sent a goddamn squad back with me to stop this. That's great news. That's crazy about the phone line. Do you think the whistling man cut them? I'm guessing so. Sono d'accordo, Bamba. How the whistling man did it. But that doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town. But if we don't know where the whistling man is, we can't get him. Her. That's where you come in.
You can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. The whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still vero, Dartin. No, perché ci ha sentito alla radio. L'abbiamo detto alla radio. L'abbiamo detto alla radio che si chiamava Dawn e che era una donna e che non ci dovevamo fidare. L'avevamo detto prima. Infatti, in effetti, stavo a pensare, poi ho detto, ma no, l'abbiamo detto alla radio. Buy as much time as you can for us to get in. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in. So once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. Sarà del mio meglio. Non lo so. I don't know. Is she really just gonna give up her location? I guess we'll find out. Anyway, I'll radio the other cars and tell them the plan is a go. Hopefully the next time I see you, it'll be with our killer behind bars. Take care now. We'll see you soon, Leslie. Oh, thank God. It sounds like this is almost over. We're nearly through this. Ah, non penso che sarà così. Spero che tu abbia ragione. I hope you're right. The sooner this is over, the better. I am right. Trust me. Anyway, we should get you back on air. Taking callers is the only way to see this through. Okay, Forrest, shut the music off. Bringing you back live now. Welcome back to The Scream with me, Forrest Nash. Are you bored? The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say, things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. Evening, caller. This is Forrest Nash. Hello, Forrest. This is John Hedges. Oh, John. I'm here with Casey. I wanted to give you an update on Jason. John! Is he gonna be okay? No, è morto. He's a fighter. Okay, sta bene. We've got him stabilized and resting in a bed. We're preparing to move him to the hospital. Però senti Peter Steele! You haven't been there then? È Peter Steele! God, I don't even want to think about what would have happened. Of course, Casey. We're just happy he's okay. John, Casey, you two did all the work. Tell Jason to get well soon from us. But Jason... for it. Well, why don't you tell him yourself? Is this Forrest? La stessa voce di John. Jason Parker si è salvato dal fischiatore. Jason! Jason, we meet at last. It's good to hear you, Jason. How are you? Oh, well, you know. Tuck. I've got a hole in my stomach, and there's a knife in my leg. But John gave me something to take the edge off. So, I might feel even better than either of you. Simpatichello. Mi piace. Take it easy until you get to St. Gabriel's. I will. La droga. Before that, I needed to call you. I'm guessing the whistling man is still out there. Perché me lo chiedi? Beh, sì. Yep. As far as we know, anyway. Well, I was worried you'd say that. God damn it. Actually, I'm glad you called. I wanted to talk to you about what happened earlier. Go for it. Casey said when you were attacked, your assailant said something like, "It's not so funny now." Do you know what they meant? Perché l'ha ucciso lui. I've heard that voice every day in my head for almost 20 years. Every day? Does the killer live in Gallows Creek? No. Not exactly. Hey, guys, I'm really sorry. Ma vaffanculo, Peggy! Sei zitta! I just need to make sure we don't have another situation brewing. You fill Jason in on what happened. I'll be right back. Forrest. Okay. Have you ever heard of somebody called George Barrow? See, the boy who drowned? Sounds like everything's finally coming out now. Yeah. It's been tough to hold it all in. Sounds like you've been holding back about something awful, Jason. L'ha ucciso lui. I'm part of the reason my best friend is dead, Forrest. And the few who knew about it said if I ever said anything, I'd find myself in jail. Oh. For a long time. It was hell. And then the town just moved on. Like he'd never existed. Aspetta un attimo.
No, pensavo che c'era pure quell'altro in mezzo. Chi ha ucciso Giorgio? Cos'è successo? What happened that night? I went along with the stupid prank, that's what. Whistling night. Some of the guys. Questo dopo sul muro flexava. Had an idea for a way we could haze the newcomers. Ciao Nancy, ciao tesoro, come stai? Plan a party in the woods and have the whistling man crash it. It was stupid. We each had a role. I was the stabbed friend. At the party that night, I left the group for a second. Tutto bene, tutto bene. Whistling man pretended to get stabbed in front of everyone. Started an almighty panic. Those screams. That was the last time I saw or heard George alive. How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her scream... Her? Yeah. George's girl. Do you remember who she was? Yeah. He called her Bean. Lo sapevo. I heard her again tonight, Forrest. Her name was... What? What happened? Are we still on air? No. Visto, che bella? How do we get it back on? Sono molto orgogliosa. Ok, forse so dov'è. An emergency broadcast? Fair point. Sì, sì, lo so dov'è. Lo so, l'ho vista. Comunque lo sapevo. Lo sapevo che era la ragazza. Però c'è un problema, ragazzi. Ok. Maisie potrebbe essere Dawn. Ma metti caso che Marie... Marie Campbell... potremmo... Non lo so, non si mette bene, in effetti. Grazie, Nancy. Sì, sì, infatti mi sta piacendo molto, però penso di essere alla fine. Quindi, penso che siamo vicini alla verità. Comunque deve essere per forza mesi. Però quel Marie Campbell... Ma è fieri che nella carta? Cioè? Ok, di qua... Dici perché ha fatto lo scherzo di prima? Quando ci ha chiesto il codice per entrare là dentro? Ci sta. Qua. Eccolo qua. That must be it. Boom! We've got power. Il pistolo corrente alla stazione radio dopo il blackout. The whistling man. Cazzo, c'è Dawn! Ragazzi, c'è Dawn. C'è il fischiatore. È dentro. Non è una bella cosa. Sì, che è salvo, sì. Vabbè, tutto può essere, però, eh. What the hell? Che? Che ho visto? Che ha visto? Non ho visto niente io. Non ho visto niente. Sta salvando. Si sa mai. Lo sapevo, anch'io lo sapevo, sapevo che tu sapevi. Oddio, aspetta, qua. Lo sapevo, anch'io lo sapevo, sapevo che tu sapevi, io sapevo che tu sapevi che io sapevo, e sapevo che sapeva lei, che sapeva lui, che sapeva lei, che sapeva me. Cosa? Cosa? Mamma mia. Non sapevo di saperlo, ma sapevo di sapere che potevo saperlo. Non lo sapessi, l'avrei saputo. Paoletto! Ciao Paoletto, come stai? Madonna, che caldo. Sì.
Oddio. Ciao Paoletto, come andate la live? Ciao caro. Aspetta, sì, ma sai cosa? Sti cazzi, ecco cosa. Ma aspetta, c'è la porta di Peggy aperta. Come stai? Come stai, Paolina? Che avete fatto di bello? Ah, la serata musicale. Oh, ciao Dascino. Questa cotteleria per la collana. Mi piaceva, me la sono comprata. Ho detto, vabbè, stasera me la metto. Stasera musica, com'è andata? Musiche soddisfacenti? Ho visto il video di Angus Mac6 adesso, perché prima era Angus Mac5. E beh, proprio bello, mi piace un sacco. Prima c'avevo la maglietta a maniche corte, però poi ho detto, sai che c'è, fa caldo, mi metto in canottiera. Stiamo facendo un gioco bellissimo a proposito di musica. A proposito di musica, stiamo giocando a Killer Frequency. E carne Mac6, esatto. Bistecchina Mac6. Praticamente dobbiamo salvare le persone da un killer e stiamo finendo il gioco, ragazzi. Il problema è proprio quello, siamo arrivati alla fine. E il killer si chiama il fischiatore perché prima di uccidere le sue vittime fischia. E c'ha lo stesso fischio di il mio amico Mac. Paoletto, a proposito, ma per il sabato il mio amico Mac, che ne pensi? L'hai mai visto il film Il mio amico Mac, che sarebbe praticamente la versione scrausa di ti telefono casa? Non penso che tu te lo sei perso quel piccolo capolavoro. Prima di uccidere le vittime fischia, e questa cosa non fa assolutamente per niente ridere. No, no, no. Ma già che si chiama il fischiatore. Cazzo se lo conosco. Ne stavamo parlando ieri, perché appunto il fischio del fischiatore è uguale a quello di Mac. È bellissimo quel film, è bellissimo. Ciao formaggino! Ma il fischiatore è il vecchio barra con la mezza birra che urla "Ah, fantastica! Ah, bella!" No, purtroppo no. E abbiamo scoperto anche un'altra identità. Ma grazie, Matsu. Basta! Perché sì, Dartino? Tutti devono soffrire con noi! Ma grazie, Matsu, grazie mille. Diggi, diggi, all. Oh, quella è la musica di... Cioè, abbiamo gli alert seri noi. Mai quanti tuoi, però. Che quello del Red mi fa morire, mi piace troppo. Diggi, diggi, all. Comunque, Tartino, tutti devono sapere di il mio amico Mac, che si chiama Mac and Me. Che poi... Mi è venuta in mente una cosa che non ci avevo mai fatto caso prima. Non mi dire che questo si è chiamato Mac perché ci fanno la collaborazione con McDonald's. Nel senso, sicuramente il McDonald's ha sponsorizzato sto film. Perché ci stanno un sacco di prodotti del McDonald's, c'è la Coca-Cola, ci sono le Skittles. Qualcuno deve aver sponsorizzato sto film. Tutti devono comprare Skittles, Skittles, Skittles. L'hanno chiamato Mac per il McDonald's? Seriamente? Ci ho fatto caso adesso, dopo 33 anni? I plot twist story. Io non lo sapevo, ragazzi, non lo sapevo. Per il mio amico Mac, Mac and Me. Mac and Me effettivamente sembra il nome di un panino. Buonasera, buonasera. Oh, io so tanti dettagli, ma non ho sta stronzata qui. Però vabbè. Oh, a me piaceva il mio amico Mac, comunque. Era un bellissimo film. Comunque, perdonatemi se mi vedo in questo cerchietto qui, ma essendo io in canottiera, non mi faccio vedere, è un po' più grande, non vorrei farvi mostrare cose che a Twitch non piacciono. È creepy duro. Ma è bellissimo, ti vedi che praticamente quando deve chiamare i familiari fa così e fischia. Ah, bellissimo, quindi Donald Duck è una collaborazione con McDonald's. Tutto può essere, ormai non mi stupisco più di niente. E Peggy se ne andò. Ma è mia! Ma questa è mia! È mietta! Ma è mietta, un regalo! Buon compleanno, sorellina! Allora, buon compleanno, Peg. Adesso sei grande e Peggy, hai 8 anni. Where'd you go? Ho infartato. Oggigiorno sarebbe stato per catcalling, vero, vero. Per l'uomo Puma non è sponsorizzato dall'azienda sportiva. Ma no, sono Scrooge McDuck, sponsorizza il panino del minatore con pane raffermo, goccia d'olio e rondella di cipolla a crudo, che bello. Fortunatamente non era una collaborazione con Playboy.
clip che vanno contro di me. No, Dawn. No way. Non fai possesso di questo coso. Che? Dawn, ma che cammini sui tavoli? Che devo fare? A call. Che devo spingere? Qua non lo so come funziona. Did Dawn press the Peggy button? Did she want me to hit it on my end? Ah, ok. Dov'è Peggy? Where's Peggy, Dawn? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. But it's not... È vero, ricorda Anna. Got a little time still. Ok. So let's make the most of it. Che vuol dire? What do you mean? Make the most of it how? Well... I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Chi? Well, let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Let me go! Welcome to the air, Mr. Teddy Gallows Jr. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years. Non ho capito. Vabbè, sì, per forza Teddy. How are you talking to him? Appunto. Because I'm not there with you, Forrest. E Peggy. And if he says where that is, well. E Peggy. Get it. Rogia. Wait, then who am I looking at? Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek to my boy. Henry Barrow. Sono un po' fuori un figlio che non si sapeva. Ok. Caramba, che sorpresa. Ciao Harry. Hi Henry. Nice to meet you. E caruccio. He's just shy. So there were two whistling men tonight. Of course. That explains how you were always able to get around town so quickly. Hang on. Did you say Barrow? Then are you? Let me just get this mask off. Lo voglio in faccia. Uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie. Peggy, Peggy, all. Campbell? George is old. L'ho detto prima. Perché sul volantino c'era scritto Macy, però potevo dire benissimo che era quell'altra, Mary Campbell. L'ho detto prima, cazzo. Sono una veggente. No, non è vero. Non mi chiedete di nominarlo otto perché io non ci azzecco mai. Girl. Oh. Well, it sure has been years since I last saw. E da uno ceffone. Non donna. Marie Campbell. Ciao Darent, buonanotte. So, not Dawn, huh? No, not Dawn. What are you going to... Lui ce l'ha i numeri. Everyone's gonna know now what Teddy did. He killed George that night. This night. 20 years ago. Perché l'ha ammazzato? Listen to me. You... You're gonna talk when I talk to you, and not a moment. Brava mistress. Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. Potrebbe avere un futuro da mistress. You're gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. Perché dovrei? Why should I help you? Why should I play any part in this? Because I think you believe in justice. You think this is justice? You have no goddamn idea, Forrest. Infatti ho detto perché dovrei. Murdered? Listen, I... Però mi sa che gli piace essere menato a sto tipo, eh. I said you speak when you're spoken to. Now. Ciao Ringo, buonanotte. Good work tonight.
piecing together what happened to George 20 years ago. And that's why I want you to interview us. Se pareva. Se lo dici tu, vabbè, posso fare. Interview you? All right, I can do that. Thank you. I want you to help me and Teddy tell the story, Forrest. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here alive. Non dobbiamo sbagliare. I need to drag this out. If I can buy Leslie time to get back to Gallows Creek, and if I can find out where Marie is, then this can end. Come faccio a capirlo? Teddy, we'll start with you. Just talk me through what happened that night. How did it start? How would I know? Se l'allero, sai, o sai. Colpiscilo, Marie! Sii onesto, Teddy. Vuoi morire? Do you want to die, Teddy? Because if you don't start talking... Tanto colpiva uguale. God damn it! Okay. Our first team party. Ma vedi che ti ricordi allora? When I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. Non mettere il fischio, giusto? Spiegami perché quella notte. What made that night special? That was the night Mooney went missing. We couldn't pass it up. I was just surprised. No one had ever thought to do it before. Wait. You mean this was the first whistling night? I keep talking, Teddy. We went up near... Punta fischietto. God. Who was there? Me? Jason? George? George, of course. But George didn't come alone. He brought Marie. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there, bloody, like he'd just been stabbed. And the whistling man, screaming. George and I and Ricky... Rimesti indietro, rimesti! Wait, Ricky was there? Roller Ricky? He was. And he was in on the whole thing. Vero, Teddy? Is that true, Teddy? Did you tell him? What? No, he... Che belle le legnate. I don't believe for a second you didn't tell him. If Ricky had told us, if he just told us, he and George would both be alive still. Well, if Ricky weren't dead, we could have heard his side of the story. It was just a stupid prank. Solo uno scherzo? How can you still say it was? Devo fare più domande perché ce l'ho mette tanto. Oh, God. Quello mi sa che faceva male. You made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. Jason's still alive, Marie. He was with a friend. We talked her through how to stop the bleeding. And got him professional help just in time. Oh. Well, shame he didn't have the good sense to die earlier. He's gonna regret that. Enough about him. Me and George took off running, but somehow we got separated in the woods. I ended up near the bottom of Whistling Point. And when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then... I don't know how he snuck up on me, but the whistling man grabs me. I scream, and he starts laughing. Telling me it's just a joke. I could stall for time here. Chi era? Come ti sentivi? How did you feel in that moment? I felt like nothing was real. I felt small. Poi cosa è successo? Tell me what happened next. I suddenly recognized it was Chuck. Chuck Brody. It was the whistling man.
laughing away. But then he stops. And he's looking up at the top of Whistling Point. What was he looking at? Teddy, what happened next? Nothing. I mean, it was just... Teddy? George fell off Whistling Point. Perché è caduto? Why'd he fall, Teddy? He just... You pushed him. Ma spinto. You were up there. You were dressed as the Whistling Man, too, and... I didn't push him! Okay, buona passeggiata da Shino. I just chased him up there, and... He kept backing up. When I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. Sì, infatti. Quello che penso pure io. He didn't know it was a joke. If he'd had any brains, he would have realized. Mo mi triggero. Cioè, colpa sua se non ha capito che era uno scherzo, lui la, se ne sarebbe dovuto rendere conto. Era appena scomparso. Era appena scomparso il killer originale. Magari ci sono gli imitatori. Che deficiente. Questo se merita le botte e de morì. You bitch. No one's going to believe this. Sì, infatti. After all you did. Io le credo. I believe her. You... What? Why else cover it up? My future was at stake, Nash. You know what it's like. People like us... Ma va, moriam. ...bigger things. I'm going to... And then governor. And Marie, then... uccidilo. Uccidi, uccidi. What happened that night? Uccidi. Was tragic. It should never have happened. But it was a mistake. It was just a stupid joke gone wrong. So my father sent Clive out to clean it up. Why should a blip ruin my... George was a blip? Non era un incidente di percorso. He wasn't a blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for George's body all night, but... Sandra found him the next morning while out jazz running. She found him in the river, but she lied about that to protect Teddy. She said something about her rent going up, unless she... Teddy, did your father own Sandra Sharp's dance studio? It's Gallows Creek, not Sharp Creek. Rispondi alla domanda. I'd answer the question if I were you, Teddy. Yes, okay. We own most of the town. That's it then. Your father was going to run her out of business unless she lied and said she found him in the reservoir instead of the river. What my father did in his business dealings is nothing. Io spero che questo l'ammazza. The false reports. That's why you killed Sheriff Matthews too, isn't it, Maria? Not just to get him out of the way, but... Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. He said George was drinking. That he just got himself in trouble. Obbligato, Virginia. Fake report? I only heard the tapes. You'd be disgusted by it. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. She had a sick sister whose treatments she couldn't afford. She played along with the gallows to save her sister's life. And her own. Even still, she should have told the truth. Ma non poteva. I tried everything I could think of. I even went to the newspaper, but no, that coward killed the story. But Maurice Russell is dead now. Maurice, sì. Maurice era quello che è morto dentro al caso. Ha sofferto moltissimo.
Oh. Hai sofferto moltissimo, però questa storia deve finire. Quando finiranno gli omicidi? Sono tutte e tre domande che io vorrei fare, effettivamente, però. La facciamo parlare, sì. You've been through hell, Marie. I'm sorry. You've got no idea. You've never... started. Brava, menai! La 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 la
Zero. Wait a sec. Dov'è che Maria tiene questa... Non ho letto! Ciao, sbirulino. Non ho letto. Campo da football. You're at the football field. Jesus Christ! Forrest, you idiot! We're in the gym at Gallows Creek High! I told you not to do that. Wait! He's... dead too. Ma ce l'ha... molto lento il delay. Anyway... I think that about wraps up the interview. Ma io non sono affatto scontenta di questa fine. Marie? Where? Oh my god. Peggy! Teddy! Peggy... It's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. And here I was, thinking you'd forgot me. I'd never forget my own sister. Sister? Peggy. Plot twistone! Even there. Wanna explain, Peggy? Earlier, while you were speaking to Jason, I got a call. You remember? Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died, and that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out that my sister is the Whistling Man. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my... Allora vedete che c'ho ragione a dire che Peggy è nella zoccola. Vedete che c'avevo ragione quando dicevo che quella era una stronza? Motivi buoni, eh? È comunque stronza. C'avevo ragione. Sister, I knew if I told you you'd try to... Mamma mia! Come with me when we need you on the radio. And I just... No, Texofan. Avresti dovuto dirlo. You should have said something. You should have told me. I know, okay? I should have. But I didn't imagine this situation then, so just... What happened to you, Marie? You just... Era rimasta incinta di sbirulino qui. I was thrown out, Peggy. I begged Mom and Dad to do something about what happened that night. But did they care? No, they told me to stay quiet. They only cared when they learned I'd been with George. Era rimasta incinta. Sorry. I never knew. It's not your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well... I'll have to settle for the next best thing. Non farlo! Don't. Marie, listen to me. You don't have to do this. Someone has to pay for what they... No, Peggy! Marie, please. Mom and Dad are gone. E che c'entra Peggy? Besides, you forgot me. Ma non è vero. Just like the rest. You forgot. Marie, Peggy never forgot about you. C'è messa... Mouth shut. She kept a card from you. She kept it here. Guarda, glielo facevo vedere a tuo nipote. What card? A tuo figlio. The card you made me for my 8th birthday. What does it say then? Happy birthday, Peg. Now you're great, and 8. Love, M. I... Well, I... Henderson police! Freeze!
Igor! We have one wounded, one dead, and we're in pursuit of the suspect. Henderson police, freeze! Forrest! Leslie, how's Peggy? She's been cut pretty bad, but we're here now. I'll be okay. God, Marie! Hey, Zara! I need you to look out. Peggy si è salvata. She needs help. Now, we got here just in the nick of time. Where's Marie? She bolted right as we got here. The police are right on her heels. It won't be long now. It's over, Forrest. È finita. C'è un'altra da ricucire. Well, folks, it was a long night, but we made it through together. I'm gonna head off to go check on Peggy. This is Ben, Forrest Nash. Che nottata da urlo, dai. And it's been a scream. A scream? Gigi! Noi l'abbiamo... Forrest Nash si è salvato dal fischiatore. Arriva la fine della notte del fischio. No! Ok, qua ci stanno tutti quelli che abbiamo seccato. Minchia. Abbiamo ucciso Tammy, Roller Rick, Eugene e Maurice. Troppo alta sta musica. Che devo fare? Per saltare l'epilogo e i riconoscimenti. No. Comunque GG ragazzi, GG, l'abbiamo finito. È stato bellissimo. Comunque era capace che pure noi morivamo, sapete? Dove siamo noi? Ah, noi siamo lui. Siamo lui. Carinello, carinello. Amichevole. Peggy. Peggy, ma non è lei, assolutamente. Siamo stati bravi, ragazzi, siamo stati bravissimi. Scusate, ma allontano da lì perché mi sta ammazzando le orecchie. Siamo stati bravi, ce l'abbiamo fatta. Poteva andare molto peggio, purtroppo non l'abbiamo salvati tutti. Però è andata bene uguale, ne ho sbagliate tante, eh. Sì, ma non ho capito, che devo fare? Succederà qualcosa, secondo voi? Mary? Harry non c'è. Nella lista Harry non c'è. Quindi Harry l'hanno preso? E Marie? No, non è vero, San Dalfino. Qua mi sa che vanno visti fino alla fine come i film Marvel. No, mi sa che si butta Marie. Mi sa che Marie si butta. Che cos'è? Specchietto? Sì, ma la potevano abbassare un po' la musichetta. Siamo stati bravi. Buttati che è morbido, purella Marie, però io lo capisco. Certo, non ammazzavo tutta sta gente, però Teddy sì. Ciao Metal! Ciao Metal, come stai? Oh, nel codere. Aspetta, non posso. Aspetta, ciao Crasto, ciao Crasto. Nel bosco questa si lancia. Ti giuro, qua come sai che vanno, eh? Anzi, come non detto, a sto punto Picaro, se i morti potevano essere salvati perché forse era tutto scriptato. No, potevano essere salvati a quanto pare. Comunque aspetta, quanti achievement ci sono? Ne abbiamo fatti 13 su 27. E c'era: raccogli tutti i dischi, riproduci tutti i dischi, ma la parola dello sponsor, manda tutte le pubblicità, salva tutti i bersagli dal fischiatore, finisci il gioco in meno di 4 ore facendo sopravvivere tutte le persone che telefonano. E l'allero, nessuno si salva dal fischiatore. C'era anche questo di dettaglio. Potevamo fare una all dead, potremmo anche farla l'all dead, sarebbe divertente. Però magari un giorno ci riproviamo a fare quella di 4 ore dove salviamo tutti, magari ci muniamo di guida, soprattutto per quanto riguarda il labirinto. Il labirinto è la cosa che mi ha fatto rodere il culo in una maniera.
andiamo avanti, va. Comunque, come state, ragazzi? Non ti muovi, nessun altro si farà male. Finirà per mezzanotte, secondo voi, sta lista dei nomi? Sti crediti. Abbiamo appena finito il gioco, è stato bellissimo. Si è buttata. Si è buttata. Tamba, c'avevamo ragione. Salvare il cane, porca puttana. Quello, pure quello mi rode. Si è buttata, ma non c'è. Tutto bene, grasta. Beverdì, ottimo. Mi piace il beverdì. Mi piace il beverdì. Quindi... Ok, Maria è scappata. Quindi, quanto durano sti crediti? Non è che si ripetono? No? Ma nemmeno secondo me, sai? Cioè, nemmeno per me finirà la... Oh, aspetta, sono finiti i crediti. Tutto qui. E Mari... Magari ne fanno un altro. Magari ne fanno un altro. Ma non credo. Chi ci mettono a farlo? Però è stato bello. Mi è piaciuto un sacco. Bello, bello, bello. L'unica cosa... Che ci ho avuto un po' di confusione con tutti questi nomi. Però adesso c'abbiamo, c'è tutto un senso. Io voglio sapere però se poi hanno preso Harry, il figlio di George e di Marie, oppure se hanno preso poi Marie più in là. A quanto pare Marie è scappata. Ma Harry? Il figlio invece gli hanno sparato. Me lo sono perso. Penso che l'abbiano catturato. Eh sì, Tamba. Che magari poi questa radio collabora con l'altra radio, con questa radio qui. Però che base gli diamo? Quello è il fatto. Che base gli diamo? Questo ce l'ha la base. Nel senso, è successo una cosa 20 anni fa. C'è una questione di vendetta. Ci sta, è buona. C'è una base sta storia. Ma il resto? Questa sera devono scordare del tutto. Ho capito. E quello è il fatto. No, non credo che ci sarà un seguito di questo. Ti danno quel finale aperto del tipo... Oh, chissà che fine ha fatto. Boh. Però mi è piaciuto tanto. A Silent Voice, grazie mille per il follow. Però, ragazzi, è arrivata la mezzanotte. L'ho detto, a mezzanotte chiudo. A mezzanotte chiudo, quindi siamo stati bravissimi e abbiamo finito prima della mezzanotte. Ciao Silent, scusa, io pensavo che eri un'altra persona. Come stai, tesoro? Visto che il protagonista viene da una grande città, potrebbe essere che dopo questa storia se ne torni lì. E Marie più Harry lo inseguono per finire il lavoro. Non lo so, Tartino. Penso che è uno di quei finali che sono aperti, ti lasciano spazio alla mia immaginazione e basta. Comunque, ma se la scordano rischio di fare una cagata. Questo invece è il suo perché. Esatto, secondo me non è... A volte non c'è bisogno di mettere altra carne sul fuoco. Sappiamo come va a finire, no? Tante volte che ci fanno ora in live? Che ci fanno ora in live? Ma disgraziata, ma tu dovevi venire a giocare con me? Che sta? Tra 47 minuti. Ha fatto doppia live! Ma... Andiamo da Nora, dai. Ma io stavo a stacca prima perché lei mi fa... Più tardi giochiamo. Ma mo io lo dico, sta disgraziata. Ma vieni a giocare dopo con me. Sì, è lei da 48 minuti. Ma mo io lo dico. Disgraziata. Vabbè che ci abbiamo tutto il tempo. Magari stacca a luna, che ne sai. Però poi... Se mi da buca... Io la mozzico perché ho detto io stasera ti sequestro prima che parte, non hai capito? Abbiamo dei doveri coniugali.
Ragazzi, andiamo da Norina che sta facendo Late Shift, che pare un film interattivo, sapete? Sembra carinello, sembra caruccetto. Quindi noi ce l'andiamo a vedere con lei. E noi ci vediamo domenica con i giochi di farming. Vi faccio vedere che cosa ho combinato su Nova Lens. E proviamo un altro gioco di farming, o forse anche due. Vediamo. Intanto domenica dobbiamo provare il nuovo Story of Season. Che quello me l'hanno dato. Vediamolo un po' insieme. Facciamo un'oretta di quello, un'oretta di quell'altro. Vediamo un po', vediamo un po'. E date tutto il vostro supporto a Norina, che se lo merita, che purtroppo, purtroppo, per fortuna, torna in Sardegna per 2 settimane, che così almeno va a vedere la sua famiglia e i suoi amici, e per 2 settimane sarà un po' assente. Però noi andiamo a darle tutto lo supporto stasera. Vi mando un bacione, grazie per avermi fatto compagnia ancora, vi voglio un sacco bene e buona serata. Ciao ragazzi, ciao.